Cammina con me, nasce una nuova avventura sulla via degli dei. Ed eccole qui, le dee, mai guardato da Nelonno, come di che sta di questa? E vabbè, perché insomma, sulla via degli dei ci sta Alessandra, Valentina, che hanno aderito all'hashtag Cammina con me, quindi cloppete cloppete, camminiamo e avanziamo in questo cammino, tappa 1. Policreti, come va? Faticoso? Contenta? Benissimo, felicissima. Le piacciono questi boschi? Molto, sono meravigliosi, veramente. Danelon, che dice? Vabbè, lei arrampichina, dolomitica. No, non è vero, no, bellissimo. Ma voi lo sapete che questo è il cammino creato dal mitico, ladies and gentlemen, volete dirlo voi come si chiama? No, Simone Frignani è qui! Caramba, che sorpresa! Guarda che te becchi tutte ste le girl! Una, due, tre! Cioè, Simone Frignani che ci aspetta sulla panchina! Fantastico! Con l'asciugamano da boxer, è appena finito un incontro con il caldo, il Solleone. Ma camminiamo insieme? Certo. Mammo, sei pronto? Sì, dai, andiamo. Stai a fare la pausa? Sì. Simone, è una meraviglia. Sì, dai. Dove siamo? Questa panchina dove tu ti trovi? Raccontaci. Allora, siamo alla sorgente dell'Acquinvogliolo, sorgente di acqua buonissima, freschissima. Che sarebbe quella? Che è quella fontanella lì, pensate, era già utilizzata dai romani, quindi veramente antichissima. Perché questa via è una via storica, è una via per certi aspetti militare, e per altri pagana. Assolutamente. Quindi intrigantissima, sì, la via degli dei. Sì. E molto divertente. Sì. Allora, fa caldo, la via è stupenda. Pennellate frignanesche su questa prima tappa. Dici le caratteristiche che aspettano i camminatori che vogliono fare la via più popolare d'Italia. Dunque, prima tappa da Firenze a Vetta le Croci. Vetta le Croci è un punto geografico, non è nient'altro se non un monticello tra Olmo e Montesenario. È una tappa che parte dalla città di Firenze, quindi che merita una visita sicuramente il giorno prima. Fiesole, con tanti motivi di interesse, città etrusca, romana, medievale, rinascimentale. Poi si prende la via dell'Appennino, quindi già dalle porte di Fiesole si imboccano dei bellissimi sentieri tra boschi ombrosi, prima c'è una macchia, poi ci sono dei boschetti di querce, vie con cipressi. Guarda che la Danelon ha studiato benissimo tutte le guide possibili e immaginabili. Vuoi aggiungere qualcosa? No, ha studiato lui. Ecco, quindi andiamo alla fonte direttamente. Tanti ulivi. Ma si incontrano anche tanti camminatori, dovremmo. Parecchi, sì, assolutamente. Noi le stiamo facendo contromano, tra virgolette, perché la maggior parte l'affronta da Bologna a Firenze. Quindi, quelle montagne là in fondo, Frignani, là in fondo nel bosco, Firenze allora, dove sta? Firenze sta nella direzione opposta, questa. Praticamente esatto. Da dove siamo arrivati. Siamo affacciati sulla valle del Mugnone, una volta raggiunta. Andiamo a vedere qualcosa. Andiamo a vedere qualcosa, velocemente, sì. E poi si riprende la marcia. Questa è la fonte che adesso ci abbeverà. Questo paesello che si vede qua sotto è il paese dell'Olmo. E in realtà, come eccolo, i paesi attraversati di solito sono piccoli borghi, ecco, valorizzati molto tra l'altro dalla via degli dei. Dall'Olmo noi saliremo, eccolo, per Vetta le Croci, che rimane praticamente su quel crinale boscoso là, si vede, ecco, quel monticolo là è Vetta le Croci. La Vetta le Croci si fa un percorso di crinale che ci porta a Croci Sette Santi, dove siamo sullo spartiacque tra Valle del Mugnone e Mugello, quindi a Montesenario già entriamo nel Mugello, questa bellissima che tu conca ami tanto, che io amo moltissimo e che ci ospiterà questa sera a San Piero a Sieve. Quindi devo dire, dalla partenza, questa è la prima parte, siamo quasi arrivati insomma al completamento della tappa. Nella tappa successiva poi ci aspetterà insomma una salita molto più graduale per poi scendere a Mugello. Benissimo, e allora sì, la natura della Toscana ci circonda, antiche strade, tanto verde, per fortuna questa è una tappa anche immersa nel bosco e siamo pronti a raggiungere Valentina e Alessandra. Cammina con me, inizia una nuova avventura con Simone Frignani, la via degli dei. Ciao!